Allora ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinioni di Lucio. Ragazzi, quello che vi voglio portare alla notizia, alla cronaca di oggi, che venerdì sera il nostro grande Morgan, un mentore della musica italiana, logicamente si è presentato al pronto soccorso e, vedendo diciamo che era un po' fuori di coccia, un po' fuori di testa logicamente, gli hanno detto: guardi, lei il posto dove deve andare è la psichiatria, e naturalmente con un bel biglietto da visita con su scritto TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Io mi lavo le mani logicamente perché sono abbastanza entusiasmato da questo, perché logicamente anni indietro diceva: io col crack e con la cocaina ci gioco, è giusto, perché naturalmente dà armonia al mio estro di essere un artista, un genio incompreso, logicamente, che si è dovuto spacciare per un maestro di musica su X Factor perché non sapeva più dove spenderci. Le sue quattro canzonette che sapeva fare era quello di rifacimenti artistici di altri, perché logicamente di se stesso con i Blue Vertigo è naufragato, logicamente non è più decollato il progetto, sono morti lì. Poi lui si è fatto come solista buttando pezzi di altri, non ha fatto un cazzo. Poi dopo a Sanremo l'hanno bruciato perché tutto questo dice che il crack e la cocaina fa bene e non è che danneggia. Infatti si vede, ieri sera logicamente è andato al pronto soccorso e gli ha detto: lei fa bene a fare uso di cocaina e di crack, sta meglio. Lei, se qualche anno fa gli hanno rigettato il fatto di voler far sì che sua figlia logicamente non venisse più presa in carico da sua ex moglie Asia Argento, perché lei non sta bene di testa, perché è insalata di mente, mentre tu invece sei un genialoide, quindi una persona che può essere un super papà, logicamente hai avuto la riprova di ieri sera che puoi fare il super papà. Molto probabilmente, se dopo domani farai degli incartamenti ai assistenti sociali, ti diranno: guarda, tua figlia, tranquillo, Asia Argento non ci sta con la testa, mentre te lei che non ti ha letto per farti mangiare col sondino. Ma io sono contento, Morgan, non ti preoccupare. Altamirini lì ha fatto le mie poesie in questi luoghi di psichiatria, dove ti si psichiatrizzano il cervello. Io sono convinto che lì ci sarà il fermento nuovo del tuo cervellino umano, che penso che faranno dei pezzoni stratosferici. Sono sicuro che tra un annetto vedremo il nuovo LP di Morgan, che sarà stellare. Ti danno i premi, i premi Award lì, quelli che sono Emmy Award, quelli in americani lì, più Sanremo sbalordirai tutti. Poi X Factor la rifaranno per te logicamente, e tu lì farai un successore alla Oscar. Logicamente sono contento, ragazzi. Quindi dopo, quando sei uscito, digli: i farmaci fanno bene, il crack fa bene, la cocaina fa bene, soprattutto per te stesso che ti sta facendo bene. Sugli altri vedremo, su te stesso ti ha fatto benissimo, logicamente. Avrai capito che i posti sono ottimi, tutto il comfort è ottimo e potrai fare il papà, progetti musicali a non finire. Facevi schifo come cantante, rifarei schifo anche lì in psichiatria perché ti detesteranno e romperai anche i coglioni, logicamente. A me Morgan veramente mi fai veramente un... no, schifo, mi fai veramente un godereccio, logicamente. Veramente ti voglio bene, Morgan, sei un disperato, hai avevi visto un attimino che è successo, ti sei fumato il cervello, e dopodiché è quello che succede se uno è in provincialotto. Sei un provincialotto. Una persona come De André, quando faceva musica, gli dicevano nelle interviste: ma lei perché fa l'agricoltore? Perché io non voglio che coi miei dischi vivo e campo. Perché se io baso tutta la mia vita su quello che compongo e su quello che suono, sono sicuro che l'anno dopo farò un disco che è di merda, perché ho svuotato il senso con cui io con la musica sono nato con me stesso, che è quello che è, quello che è me, quello che è la fotografia di come vivo. Perché se io da questo lo esporto a qualcosa di diverso, che mi deve dare da mangiare, io non faccio più musica per me stesso, lo faccio per gli altri, e allora non ha più un senso, non ha più un valore, e a livello comunicativo non do niente. Non do niente, do una fotocopia di qualcosa che qualcuno vuol vedere. Morgan, se voglio dire, l'ho ascoltato io, un'intervista di 40 anni fa di De André, che con la musica non ha voluto mai fare una lira, non gliel'è mai fregato niente. Stava bene economicamente, ragazzi, non voglio dire, però viveva da persona umile e semplice, non gliene fregava niente delle manfrine.
Ok, tu Morgan, ti sei montato la testa, hai visto quattro botti, quattro soldi, subito cocaina go go, donna go go e poco Sargento, ti sembrava di essere arrivato ai paradigmi del successo. Sargento anche come attrice, voglio dire, è una coccola qua. Ciao Morgan, ti saluto dal TSO di Brescia, ragazzi. Oh, porca troia, ragazzi, uscite dal successo. Devo andare in bagno, basta. Yeah.